Lunedì era la festa dell'Annunciazione. Lei ha celebrato la solennità a Montanaro e a Zinzolano. Sì, come avviene ogni anno. Questa festa, che mi è molto cara, ed è molto cara a tutta la Chiesa, ci pone di fronte ad un fatto che ci è familiare. Ogni giorno lo ricordiamo nella preghiera dell'Angelus. Un fatto che ci chiede di entrare in un atteggiamento di profonda contemplazione, direi di stupita adorazione, di riconoscimento che c'entra questo fatto, c'entra totalmente con la nostra vita, proprio quella che viviamo di giorno in giorno, di ora in ora, la nostra esistenza quotidiana. Qual è il significato di questa festa? È molto semplice e al tempo stesso è molto molto profondo. Annunciazione del Signore, Angelus Domini Nunziavit Maria. Incarnazione del Figlio Eterno di Dio, generato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, della stessa sostanza del Padre. Insieme al mistero dell'unità e trinità di Dio, che ci svela chi è il Dio in cui crediamo, il mistero dell'incarnazione ci dice perché siamo cristiani e perché la nostra non è una delle tante religioni, ma il coinvolgimento della nostra vita in un fatto straordinario accaduto nella storia e che permane nella storia. Non una delle tante religioni, il cristianesimo, ma il dono che Dio fa di se stesso all'uomo fino a condividere la nostra natura umana per innalzarci alla partecipazione alla natura divina. Il fare, il vivere da cristiani è la conseguenza di questo fatto. Dio non ci ha gettato dall'alto un elenco di precetti da osservare. Ci ha dato se stesso e nella comunione con Lui noi possiamo vivere ciò che Egli ci chiede per la nostra salvezza eterna. Una meravigliosa realtà di fronte alla quale ci sentiamo così piccoli e poveri. Ma non idee, una realtà. Il Verbo eterno per mezzo del quale e in vista del quale tutto è stato creato e nel quale tutto consiste, tutto ha la sua consistenza, poiché coris autu uden, come dice Giovanni nel prologo, fuori di lui nulla, si è fatto uomo nel grembo di Maria Vergine, da lei concepito per opera dello Spirito Santo. È l'inizio del cristianesimo, la sorgente da cui è sgorgato, scaturito tutto ciò che noi siamo. Ecco appunto che cosa siamo. Qualcosa di straordinario e non per merito nostro. Figli di Dio. Nuovo popolo dell'alleanza, chiesa del Dio vivente, progetto dell'amore infinito di Dio che ha voluto salvarci attraverso il farsi uomo del Verbo eterno. Quanto avvenuto a Nazaret di Galilea accade nei suoi effetti oggi, nel giorno in cui viviamo. Un caro saluto a tutti. La festa dell'Annunciazione non ha interrotto la Quaresima, ha portato il nostro cammino quaresimale ad un momento di profondissima intensità. Buona settimana.